pomeriggio e ben ritrovati, come ogni lunedì, spazio dedicato al mondo dei motori, oggi puntata ricchissima. Speriamo che sto click arrivi presto. Da Bus Sport del lunedì, che è la cosa più bella del mondo. Il momento giusto non esiste mai. E incontrarti con il tuo fratello in pista è perché una cosa che dice... Valentino Rossi dalla Formula 1 alla Ferrari, ma la Ferrari è una casa e quindi continua ad esserci. Leclerc, tanto è mio amico, quindi faccio il tifo per lui e per... 75 anni di storia non li puoi cancellare, la Ferrari ha 75 anni di storia. Che chiunque lavora in Formula 1 a un certo livello sogni poi di andare a lavorare in Ferrari. Per vincere nel motorsport servono tre cose: soldi e fortuna. Secondo me, io sono convintissimo che questi ragazzi non gliene frega di vincere, non gliene frega un cazzo di vincere. Non ha... Alonso, devi sparargli per farlo, sì. Tommaso. Vabbè, quindi... certo. È stata una vergogna in generale. Anche voi siete un bel branco di matti. Sì. Che cazzo, eh? E allora eccoci qua, lunedì 19 febbraio, nuovo spazio dedicato ai motori. Entriamo subito nel vivo, puntata ricchissima. Ben ritrovato Antonio Russo. Ciao Filippo. Ben ritrovato anche, come al solito, a Davide Russo. Ciao Davide. Ciao Filippo, ciao Antonio. E ben ritrovato anche a Giovanni Messi. Ciao Giova. Ciao Filippo, buonasera a tutti. Allora, puntata ricchissima perché nonostante siamo ancora in fase di vigilia, perché bisognerà aspettare il primo weekend di marzo per rivedere in pista la Formula 1, la settimana successiva anche la MotoGP, però insomma siamo reduci da una settimana in cui sono state presentate tutte le monoposto di Formula 1 e quindi ne parleremo, anticipo anche a chi ci segue a casa, nella seconda parte, nel dettaglio, analizzeremo se non altro le top car di questa stagione 2024, ma ovviamente c'è anche da fare un countdown sempre più effettivo per quel che concerne la MotoGP. La scorsa settimana abbiamo parlato dei test che si sono svolti a Sepang, insomma vivremo anche quest'oggi l'avvicinamento alla stagione, lo faremo in compagnia di un grande personaggio delle due ruote, tra l'altro rivedendo la sigla è presente anche nella nostra sigla, giusto? L'abbiamo eletto tra gli ospiti migliori dell'ultimo anno, tra l'altro abbiamo una nuova sigla in cantiere pronta ad essere proposta, però vado con ordine e presento appunto il nostro ospite che ci terrà compagnia nella prima metà di puntata, dandoci una mano appunto in questa fase di avvicinamento al Mondiale 2024 della MotoGP. Buon pomeriggio, ben trovato di nuovo su TV Play, Tutto Motori Web, a Livio Suppo. Ciao Livio. Ciao a tutti, grazie della presentazione. Ma grazie a te naturalmente per la disponibilità. Allora, innanzitutto ti chiedo, visto che qui siamo in ambiente giornalistico, mettiamolo assolutamente così, una sorta di micro editoriale introduttivo alla stagione, cioè sostituisciti a noi o comunque a noi della stampa, introducici la tua stagione di MotoGP a tre settimane dall'inizio, dopo i primi giri cronometrati. Bah, insomma, è sempre un po' presto parlare prima della stagione quando non sono ancora iniziate le gare, perché i test invernali spesso e volentieri sono un po' bugiardi, nel senso che negli anni abbiamo visto piloti fortissimi nei test invernali e poi sciogliersi come neve al sole quando iniziano le gare. In generale sembrerebbe la Ducati ancora la moto da battere, e peraltro Ducati vanta non solo un'ottima moto ma anche tanti piloti molto forti, da Pecco che ha vinto due mondiali a fila, quindi hai voglia di dire che è la moto migliore, ma poi bisogna anche vincerne. Jorge Martin, che l'altro anno ha buttato via un sacco di punti, ma la sua velocità è fuori dubbio. A questa grossa sorpresa di Marc Marquez sulla Ducati Gresini, da cui tutti si aspettano, molti si aspettano tantissimo, lui cerca di buttare acqua sul fuoco, ma bisogna vedere se fino a qua un po' si è nascosto, se effettivamente farà un po' di fatica ad adattarsi a una moto completamente diversa da quella che ha usato per 11 anni, 10 perché nel 20 praticamente non ha corso. E poi le Aprilia che sono sicuramente cresciute, le KTM che sono cresciute con questa... questo rookie, l'unico rookie di quest'anno, cioè Pedro Acosta, che sembra essere uno di quelli veramente
buoni per davvero. Se si guarda il suo passato, ha fatto nei primi tre anni di mondiale più di quello che hanno fatto dei giganti come Vale o Mark, no? Ha vinto un titolo Moto 3, il titolo Moto 2 in tre anni. Nei test a Sebang è andato subito molto forte, è vero che lui aveva fatto anche i tre giorni di shakedown, ma comunque bisogna poi andarci, e lui sta andando veramente molto forte, quindi direi un campionato sicuramente interessante, con la grossa incognita di cercare di capire come Honda e Yamaha riusciranno a sfruttare queste concessioni che gli sono state date dall'organizzatore, e che sicuramente sulla carta gli danno un grosso vantaggio. Bisognerà vedere se saranno in grado di sfruttarlo in pieno. Questo è il cappello introduttivo di Lido Suppo, direi come al solito illuminante e perfetto nella sua analisi. Abbiamo già parlato, mi rivolgo quindi ai miei colleghi, la scorsa settimana, in effetti i temi sono quelli, no? Ducati con Martin, che quest'anno inevitabilmente partirà subito con l'ambizione di giocarsela fino in fondo con Pecco Bagnaia, che però va messo, diciamo, nella ipotetica griglia di partenza in pole position. L'incognita Marc Marquez, il jolly, mi permetto di usare questo termine, Pedro Acosta, e poi naturalmente l'incognita legata alle giapponesi, che dovranno necessariamente, anche con qualche agevolazione regolamentare, trovare comunque un po' il bandolo e la matassa. Antonio Russo, io rimarrei sull'argomento Pedro Acosta, non ce ne voglia Marquez, ma oggettivamente in questi giorni, nella mia analisi e nelle mie riflessioni spagnole per la MotoGP che sarà, ho soprattutto puntato l'accento su Pedro Acosta, perché io credo seriamente che Acosta sarà già un protagonista, non così totalmente in grado di giocarsi il mondiale, ma sarà già un fattore per questa MotoGP, perché diceva giustamente Livio, cioè arriva nella classe regina con un curriculum ancora migliore dei grandissimi che l'hanno preceduto. Sì, ma soprattutto già nei test ha dimostrato di essere velocissimo, perché comunque ha girato comunque con tempi ottimi, quindi le premesse sono tutte dalla sua parte. Pedro, secondo me, potrebbe fare un po' quello che fece Valentino Rossi al suo primo anno in MotoGP, no? Quando praticamente iniziò un po' zoppicando, tra virgolette, facendo intravedere qualcosa di buono, e poi fece una seconda parte di stagione di altissimo livello. Quindi secondo me magari potremo aspettarci questo da Acosta. Non mi aspetto di vederlo subito tra i primissimi, diciamo, nelle prime gare. Però sicuramente è il miglior talento che praticamente c'è in questo momento in MotoGP tra i giovani. Peccato, come abbiamo detto anche l'altra volta, che è il secondo, terzo anno consecutivo, adesso non ricordo, che praticamente il Rookie of the Year è già stato assegnato a inizio anno. Questo dimostra che c'è scarso ricambio generazionale, tra virgolette, in MotoGP in questo momento qui. Giovanni, però in tutto questo ovviamente bisogna considerare anche quelle che possono essere le reali qualità di KTM, cioè KTM in occasione della presentazione della moto ufficiale ha detto che puntano al titolo, tu ci credi sì o no? No, io onestamente ragazzi vedo una Ducati con un vantaggio enorme, cioè soprattutto quest'anno, poi su questo volevo chiedere un parere anche a Livio. Ho visto nei primi test una GP24, quindi la moto nuova con un vantaggio su quella vecchia ben più chiaro rispetto al passato, perché di solito nei test invernali vedevamo la Ducati nuova e quella vecchia più o meno vicine, perché chiaramente quella nuova ha più margine di sviluppo e poi viene fuori durante l'anno. Invece qui, sin dalla Malesia, abbiamo visto Bagnaia, Martina e Bastianini, quindi le tre Ducati GP24 subito lì davanti, anche con qualche decimo importante di vantaggio. È vero, sono test, però dal punto di vista del motore e anche aerodinamico questa nuova Ducati mi sembra un netto step in avanti. KTM ci potrà essere in qualche gara sicuramente, come Aprilia, come le altre concorrenti, ma per me Ducati ha un margine enorme, cioè difficilmente Acosta o chiunque altro che non ha una Ducati potrà inserirsi nella lotta. Questo è un po' il mio parere. Livio, sei d'accordo? Ducati è ancora su un altro pianeta. Sicuramente la GP24 è partita meglio di quello che fece per esempio la GP22, che inizio anno con l'abbassatore davanti, l'abbassatore dietro, saranno un po' complicati la vita. A quanto leggo, il gap che c'era fra la 22 e la 23 non era così grosso come c'è adesso dalla 23 alla 24, però non dimentichiamoci che sono moto che sono comunque, a parte l'aerodinamica, che è stata sviluppata negli ultimi anni, moto che vengono sviluppate anno per anno nei dettagli, no?
il regolamento tecnico, appunto, a parte la grossa evoluzione dell'aerodinamica negli ultimi anni, è rimasto simile, anzi uguale, e quindi la centralina unica, il software unico, il motore ancora quello 1000 con l'esagio 81 e massimo 4 cilindri, cioè è dal 2012 che le regole, quelle fondamentali, non cambiano. L'unica parte dove ci sono stati grossi cambiamenti è stata l'aerodinamica. Bisognerà secondo me valutare anche in pista, cioè durante le gare, soprattutto nei weekend attuali con sprint e race, se queste moto più evolute, che mi sembra di capire dalle dichiarazioni per esempio di Alex Espargaró, sono comunque con più aerodinamica e quindi anche più fisiche, più difficili, più pesanti da guidare per i piloti, alla fine possono essere magari più veloci, ma chi ci dice che non siano anche troppo demanding, quindi alla fine della fiera il vantaggio non sia così elevato, no? Quindi ripeto, secondo me bisogna aspettare come al solito qualche gara per capire i veri effettivi valori in campo. Davide Russo, in tutto questo chiaramente c'è la vigilia anche di Marc Marquez, che continua a catalizzare, no, attenzioni mediatiche, comunicative. Marquez fondamentalmente si è detto stimolato, si è detto convinto dei propri mezzi, nei test non è andato male, siamo sempre lì, cioè fondamentalmente bisogna capire quanto Ducati concederà a un pilota non ufficiale con la moto vecchia di un anno di giocarsi il titolo mondiale con coloro che fondamentalmente questo mondiale invece sembrano già poterselo giocare dai primi giri. Cambiata la tua opinione su Marquez, siamo sempre ancorati sul discorso che forse non avrà un semaforo verde totale a livello appunto di ordini interni di scuderia, anche se qua di fatto scuderie poi è un concetto relativo, o forse Marquez può veramente far saltare il banco, cioè può riuscire in quello in cui non è riuscito Martino lo scorso anno, anche a livello di sensazione, di percezione già da subito, fermo restando che questo è un pilota che negli ultimi anni ha avuto un declino fisico enorme e questo lo rinnoviamo ogni volta. Davide. Sì, ce lo dobbiamo augurare tutti, no? Questo step in avanti di Marquez, ricordiamo che ha rinunciato a tantissimi milioni e non certo per fare qualche sporadico podio nel team Gresini, quindi vorrà comunque lottare con i migliori. E a tal proposito io ho una domanda, più che altro una curiosità per Livio, dato che nelle sue esperienze professionali ha avuto il piacere di guidare straordinari fenomeni come Marquez, lo stesso Stoner e tanti altri, qual è la tua opinione su Bagnaia? Cioè, lo ritieni un fenomeno assoluto al di là dei risultati o comunque è nel posto giusto al momento giusto? Allora, Pecco, ti faccio questo esempio, Pecco riusciva ad andare forte con la Mahindra in Moto3, che era, passatemi il termine, un cancello. Io da allora dissi, questo qua deve essere buono per davvero, perché per riuscire a fare quella differenza, era un po' come Jorge Lorenzo, era l'unico che andava forte con la Derby, quando con nonostante un mezzo inferiore riescono a mettersi in luce perché hanno qualcosa di speciale, cosa che ha confermato in MotoGP, poi forse ha impiegato un po' più del tempo che ci si aspettava per arrivare, ed è forse per questo che in generale si fa fatica nonostante abbia vinto due titoli a fila, cosa che negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni è successo solo a Vale e a Marc, ancora adesso si porta dietro un po' questa immagine di pilota forte solo perché guida una moto velocissima, l'abbiamo detto prima, ci sono 8 Ducati in pista, di cui 4 iperufficiali, e lui negli ultimi 2 anni il mondiale se l'è vinto lui, quindi secondo me Pecco è un pilota fortissimo, chiaro che un po' perché negli ultimi 2 anni, cioè quando lui ha vinto il mondiale, sia Fabio Quartararo che Marc, per motivi diversi, ma non erano comunque in grado di poterlo infastidire. Questo, ecco, il fatto di non aver battuto quelli che erano considerati in quel momento i piloti più forti, lo sta pagando un po' da quel punto di vista lì. Però intanto lui 2 mondiali se li ha vinti. E quest'anno, problema opportunità, no? Il fatto che ci sia un Martin con il dente avvelenato perché l'altro anno ha perso, un Marquez su una moto competitiva, perché io dubito che la GP23 di colpo non sia più competitiva. Certo. Se riuscirà a vincere il terzo mondiale a fila battendo un Quartararo su una Yamaha, auguriamoci migliore, un Marquez su una Ducati e un Martin su una Ducati ufficiale, allora a quel punto anche quelli che non ci credono ancora saranno, fra virgolette, obbligati a dover dire abbiamo sbagliato.
Senti, a proposito di Quartararo, arrivano i primi messaggi. Stecrava, il nostro appassionato ascoltatore, ovviamente dice la Ducati quest'anno è favorita, poi bisogna vedere giustamente i valori in campo una volta che inizieranno a scendere in pista le moto, però fa sottolinea un aspetto non proprio, secondo me, relativo, no? Spesso parliamo anche della rilevanza e dell'importanza dei tecnici, non solo dei piloti, a livello anche di mercato, sia per la Formula 1 che per quel che riguarda la MotoGP. Dice: bisogna capire se Honda e Yamaha recupereranno il gap tecnico, dal momento che l'ex direttore tecnico è un aerodinamico della Ducati passato appunto in Yamaha, quindi Yamaha ha anche fatto acquisti da un punto di vista tecnico nei all'interno della dimensione Ducati, mentre Gabriele Rico 2000 ci ricorda la prima vittoria in assoluto in Moto3 di Bagnaia, visto che prima Livio Suppone ripercorreva un po' i primi passi nel 2016 in Moto3. E Livio, però mi voglio in qualche modo articolare la diretta chiedendo anche a te quello che ci domandiamo noi, ma non solo noi, da mesi. Ma tu credi realmente che Marquez potrà giocarsi il mondiale? Voglio essere un po' complottista, in maniera totale contro Bagnaia, contro le Ducati ufficiali, cioè nel senso a Borgo Panigale arriverà il semaforo verde, ammesso che serva, ammesso che questa sia la dinamica nei confronti del pilota spagnolo, per potersela giocare alla pari, pur essendo in un team privato e pur correndo con una moto vecchia di un anno? Allora, e penso sia abbastanza evidente che Gigi Dall'Igna, che è il general manager di Ducati Corse, è quello che ha veramente voluto Mark sulla Ducati. Una volta che fai una mossa di questo genere, secondo me sarebbe troppo stupido non permettergli di limitarlo. Mi sembrerebbe veramente assurdo, il che non vuol dire che gli darà magari delle evoluzioni durante l'anno, ma sicuramente io i complotti del fatto che chiudono i rubinetti e la moto si mette ad andare meno non ci ho mai creduto. Seconda domanda che ti chiedo e poi ti rilascio agli altri, due nomi: Fabio Di Gianantonio, da quest'anno appunto Team VR46, e Franco Morbidelli in Pramac. Alla vigilia della stagione, come li vedi? Allora, Di Gia, sono molto contento di vederlo che ha ripreso dove aveva lasciato l'altro anno, cioè l'altro anno, dopo un anno e mezzo anche più di grande fatica in MotoGP, tranne la pole in condizioni particolari nel 2022, c'era la pista mezza asciutta, mezza bagnata, fece una pole, ma comunque in condizioni strane, per il resto erano più ombre che luci. Nelle ultime gare dello scorso anno si è messo ad andare forte, nei test di Sepang è andato forte, e quindi sembrerebbe che il livello che ha raggiunto alla fine dello scorso anno lo stia mantenendo, e sono solo che contento, perché se pensiamo che uno che ha rischiato veramente fino all'ultimo di restare a piedi, sarebbe stato un peccato. Morbido, diciamo che forse dovrebbe fare un salto a Lourdes, perché poveraccio, dopo anni di grosse fatiche con una Yamaha con cui non si è più trovato, dopo che si era fatto male al ginocchio ed era rientrato nel team ufficiale anziché in quello Petronas, cioè quello satellite, sono stati due anni e mezzo di grandissima fatica per Franco. La Ducati l'ha usato un'unica volta, un unico giorno a Valencia, senza particolarmente impressionare peraltro, e per l'incidente che ha avuto a Portimão in allenamento sta saltando tutti i test invernali, cioè lui arriverà in Qatar alla prima gara senza aver fatto, avendo fatto solo un giorno peraltro mesi fa sulla moto, quindi parte da una condizione molto difficile, cioè non vado errato è in contratto di un solo anno, e quindi sarà in una condizione anche psicologica veramente tosta. In bocca al lupo, perché Franco ha dimostrato nel 2020 di essere un potenziale campione del mondo e speriamo di ritrovarlo. Ragazzi, per voi Livio Suppo, che poi ci deve salutare, decidete voi chi inizia. Sì, Livio, ok, vai Antonio, vai. No, Livio, ti volevo chiedere, prima cosa, se in estate praticamente il tuo telefono era spillato praticamente da parte di qualche team che ti aveva magari cercato, e poi ti volevo chiedere praticamente, visto che tu all'epoca ci dicesti che avevi provato a trattare Quartararo in Suzuki e quindi magari c'era già quella possibilità lì, dove pensi che Quartararo possa andare l'anno prossimo? Perché io non penso che resterà in Yamaha, la situazione sembra già compromessa già da questi test, comunque la moto non sembra continuare ad avere problemi e lui non sembra essere felice lì. Secondo me è troppo presto per dirlo, perché appunto le persone che sono arrivate in Yamaha, che sono due, uno che farà il direttore tecnico e l'altro con un aerodinamico, pare molto bravo,
sono appena arrivate, quindi non si possono ancora vedere il frutto del loro lavoro. Quindi secondo me Fabio aspetterà un po' per capire da qua quest'estate come la Yamaha crescerà e se crescerà. Qualora non dovesse crescere, sicuramente starà già parlando con qualcun altro per avere un'alternativa. A me l'alternativa più sensata potrebbe sembrare la Aprilia. E invece l'altra domanda? Sì, io ho una curiosità. Aspetta, è andata prima, solo sì e no, ti ha squillato il cellulare quest'inverno, Livio? Ah. Non ti chiedeva questo, Antonio? No, io quest'inverno, anzi meglio, già da fine dello scorso anno collaboro con Italtrans. Italtrans è una realtà aziendale molto importante, fanno logistica e trasporti, hanno per passione un team in Moto2 e corrono la Dakar con i camion. Peraltro uno dei due fratelli Bellini ha fatto settimo quest'anno alla Dakar con i camion, miglior italiano, nessun italiano in nessuna classe è riuscito ad arrivare nei top 10 tranne lui. Sono una famiglia che partendo da nulla ha fatto veramente un impero e che fanno le corse per passione. Aiutando Stefano Nepa e Dennis Foggia lo scorso anno per così capire se era un lavoro che mi poteva piacere, ho avuto modo di conoscere meglio la famiglia Italtrans, chiamiamo così, e mi hanno chiesto di aiutarli a ristrutturare un po' la squadra, cosa che ho fatto, mi sono divertito molto, ho suggerito ed è stato preso come team manager Roberto Brivio, che è ovviamente il fratello di Davide e che secondo me è anche un po' per lui l'opportunità di non essere più il fratello di Davide ma Robby Brivio, che ha sempre lavorato nei team di MotoGP, prima Superbike e poi MotoGP, ma un po' dietro le quinte, e adesso avrà un ruolo più importante, secondo me sarà assolutamente in grado di svolgerlo al meglio, un ragazzo che ha una grandissima passione e trasmette entusiasmo. Sono molto contento della compagine che abbiamo messo insieme, i piloti sono motivati, Dennis ha fatto un inverno di gran preparazione fisica, quindi non vediamo l'ora di andare in pista la settimana prossima a Portimão. E poi è bellissima la Dakar, quindi ogni volta che ci entriamo, anche pur marginalmente, viviamo delle emozioni autentiche, quindi bocca al lupo e buon lavoro, Livio. Giovanni, finalmente, vai, Livio ti ascolta. Sì, l'ultima curiosità su quello che ho visto nei test, abbiamo visto nei test di Sepang, l'Aprilia ha introdotto il primo rastrello per ricerche aerodinamiche, un po' come quelli che si vedono in Formula 1. Secondo te, se e quando ci si dovrà fermare in termini di sviluppo aerodinamico, qual è la tua idea su queste moto che ormai sono sempre più diverse da quelle che eravamo abituati a vedere in passato? Secondo me, prestazioni a parte, lo spettacolo ne ha risentito. Allora, forse per me l'aerodinamica sarebbe ridotta da anni, no? Cioè, secondo me è già anche tardi, perché ogni anno ormai la cosa più importante è cercare di beccare l'aerodinamica, che peraltro è una scienza sulle moto difficile da sviluppare, richiede comunque molte prove, secondo me rischia anche di mettere un po' in confusione i piloti, e secondo me da pista a pista bisognerebbe poterla cambiare, perché secondo me ci sono piste talmente con caratteristiche diverse che non credo, non sono un ingegnere, ma non credo che una stessa configurazione aerodinamica possa essere efficace in tutte le piste, quindi secondo me è un qualcosa che è andato un po' al di là di quello che potrebbe aver senso. Immagino che a questo punto sarà impossibile toglierla del tutto, ma mi auguro che perlomeno per il nuovo regolamento che dovrà uscire nel 2027 pensino a una riduzione importante di questa componente. Davide, in chiusura, e poi dobbiamo salutare Livio che so che ha un impegno, quindi lo ringraziamo ovviamente del tempo che ci ha concesso. Davide Russo. Una domanda velocissima, Livio. Allora, data la tua esperienza in HRC, cosa ti aspetti da questo nuovo corso? Ovviamente perderanno Marquez, ci sarà Luca Marini, anche lui si leverà un po' l'ombra di dosso di Valentino Rossi, e ci sono stati dei passi in avanti, almeno apparenti, in termini di sviluppo. C'è anche Zarco, che è un pilota molto bravo in termini di collaudatore. Quindi un po' la tua opinione su questo nuovo corso Honda. Allora, la Honda di adesso è completamente diversa dall'HRC, meglio, di adesso è completamente diversa da quello in cui ho lavorato io. Allora c'era come Deus Ex Machina Shuhei Nakamoto, che era il vicepresidente ed era un giapponese illuminato, uno di quelli molto poco giapponesi, molto più europeo che giapponese, capace di prendere decisioni velocemente, capace di capire che
questo già nel 2009, che con l'arrivo delle case europee i giapponesi da soli avrebbero avuto bisogno di europei per gestire e comunque per sviluppare le moto, cosa che adesso iniziano a fare, ma lui lo fece nel 2009, prese, vi ricordate, degli ingegneri italiani per l'elettronica, prese me a fare il team principal, e mi sembra che in questi ultimi anni si siano di nuovo un po' chiusi a riccio, all'inizio perlomeno. Bisognerà capire quanto ci sono stati sicuramente dei grossi cambiamenti. In Kokubu, che era il direttore tecnico, non c'è più, sinceramente non conosco quello nuovo. Hanno fatto un lavoro che io dubito che l'abbiano fatto da Misano a Valencia, nel senso che la moto di Misano era stata scartata brutalmente da Mark, e la moto di Valencia, che Mark non ha più provato, ma a sentir parlare gli altri piloti è stato un grosso passo avanti. Quindi probabilmente quella moto io dubito che sia nata in due mesi, perché in due mesi fai fatica anche solo a disegnarla e poi bisogna anche fare i pezzi, quindi probabilmente era un progetto che avevano già in cantiere. Sembra nata meglio, decisamente meglio di quella precedente, e quello che forse in questo momento patiranno un po' è che, con tutto rispetto per i piloti che hanno, in quattro piloti che hanno vinto due gare, una Zarco e una Joan Mir. Per vincere le gare sappiamo tutti che la moto è importante, ma il pilota è quello che fa la vera differenza. Parlavamo prima di, certo, di Pecco, alla fine Pecco è quello che vince di più su una Ducati, e quindi bisognerà capire se intanto se saranno in grado di sfruttare le concessioni, e poi se con questi piloti fin dove potranno arrivare. Chiaro è che se con Zarco, Mir, Nakagami e Marini staranno costantemente nei primi cinque, allora vorrà dire che la moto è cresciuta molto. In chiusura, Livio, prima di ringraziarti davvero e insomma rinvitarti quando vorrai qui all'interno delle nostre dirette il lunedì su TV Play, dopo 22 anni, in parte ci ha già risposto prima citando la tua nuova avventura nella dimensione della Dakar, ma dopo 22 anni l'astinenza dalla MotoGP quanto si fa sentire? Cioè, dacci anche una sorta di lezione per certi versi sportiva e di vita. Ma sai, io sinceramente quando alla fine 2017 ho deciso di smettere con la MotoGP ero molto motivato a farlo, perché dopo tanti anni sempre la stessa cosa ero un po' stufo. I quattro anni in cui mi sono occupato del progetto Tokyo Bikes, dell'azienda di biciclette elettriche che abbiamo creato insieme ai miei soci e tutto, mi sono reso conto che comunque in effetti la cosa che mi piace di più è lavorare nel mondo delle moto. Nel 22, quando sono stato chiamato da Suzuki, è stato un onore e un piacere, che purtroppo è durato pochissimo, perché dopo due mesi mi hanno detto che avevano deciso di ritirarsi. Quindi è stato un anno che per due mesi è stato bellissimo, con un sacco di idee e di potenziali progetti da mettere in piedi, dal team satellite a un junior team in Moto2, un sacco di idee, dover invece spendere la maggior parte del tempo a cercare di far sì che tutte le persone che lavoravano in Suzuki non rimanessero a piedi, e poi dopo l'anno successivo, cioè lo scorso anno, insieme a Roby Brivio, a vendere tutti gli asset che erano di proprietà di Suzuki Italia, perché per motivi burocratici e amministrativi tutti gli asset a parte le moto erano intestati a Suzuki Italia. Quindi lì mi sono reso conto che quello è il mio mondo, quello è quello che che penso di essere in grado di fare, e quindi così mi sto cercando di reinventare, no? Sia come manager dei piloti che come consulente per un'azienda come Italtrans, che è un'azienda che merita di avere il team di riferimento. Hanno vinto un mondiale nel 2020, quindi è un team forte, ma secondo me merita di essere veramente come l'azienda è un riferimento nella logistica e nei trasporti italiani, merita il team di Moto2 di essere la referenza del team della classe Moto2. E quindi mi sto divertendo, quindi mi divido un po' fra le biciclette e comunque le mie amate moto. Livio, grazie davvero, buon lavoro, in bocca al lupo. Ti ripeto, noi seguiremo la stagione MotoGP e ci mancherebbe altro, passo dopo passo, quando vorrai. Insomma, più che mai graditissimo ospite. Grazie davvero a Livio Suppo. Grazie a voi. Buon lavoro.
Grazie. E allora, salutando Livio Suppo, ringraziandolo ancora per questa prima metà di diretta dedicata alla MotoGP con il suo autorevolissimo parere, spostiamoci sulla Formula 1. Una settimana prima rispetto alle moto tornerà il Mondiale di Formula 1. Settimana scorsa ci eravamo salutati lunedì anticipando quella che sarebbe stata la settimana della presentazione di gran parte delle auto. Concentriamoci ovviamente su quelle un po' più top car, lo dichiarate prima, almeno per quelle che dovrebbero essere le previsioni della stagione 2020. Non me ne vorranno in casa Red Bull, ma partiamo doverosamente dalla Ferrari. Presentata la nuova SF24, chi si aspettava una rivoluzione è rimasta un po' deluso, siete d'accordo? Cioè, noi anche ipotizzavamo, non dico fuochi e fiamme, ma insomma qualche novità un po' più rilevante. Invece, ragazzi, alla fine è cambiato poco per non cambiare nulla. Cioè, che cosa è successo? Che cosa hanno introdotto, a parte il color giallo sulla fiancata? Cioè, mi sembra oggettivamente più un tentativo di emulazione nei confronti della Red Bull. E poi cos'altro? Perché alcuni accorgimenti tecnici ovviamente si richiamano alle Red Bull degli ultimi anni. Poi cos'altro, che cos'altro ha presentato questa macchina, ragazzi? Beh, è un progetto comunque che va sì, no, è un progetto che va visto in pista come tutti, cioè io non voglio partire già sconfitto, cioè la Ferrari comunque io credo abbia lavorato, si dice abbia lavorato bene, e poi è sempre la pista quella che conta. È chiaro che a livello estetico anch'io mi aspettassi di più, cioè si è parlato di una macchina 95% nuova, non vedo niente di estremo. Quello sì, sono d'accordo Filippo, l'hanno detto anche diversi ingegneri d'oltre manica, ci sono stati dei commenti molto forti su questa Ferrari in senso negativo, perché appunto come design, ma come anche la McLaren uguale, mi aspettavo tantissimo, invece non ci ho trovato niente di eccezionale. Quindi Ferrari e McLaren sicuramente hanno lavorato sotto pelle parecchio. Di Ferrari quello che mi preoccupa è questa sospensione posteriore, che è rimasta pull rod come schema. L'unica è la Ferrari assieme alla Haas ad aver mantenuto questo schema al posteriore, quindi vedremo se sarà la scelta giusta. Certo, se tutte le altre 8 squadre sono andate in un'altra direzione, un motivo ci sarà, però per quanto riguarda il cofano motore, l'imboccatura delle pance, io la vedo un'auto molto molto scolastica, cioè senza niente di estremo, di clamoroso. Questa imboccatura dei radiatori lo vedete davanti al simbolo della Puma sulla pancia, molto molto larga rispetto a Red Bull, rispetto a Mercedes, rispetto ad Aston Martin, pance che riprendono il concetto Red Bull, ma sotto la pancia c'è un undercut molto meno accentuato rispetto a quello di Red Bull, che quindi sicuramente lì porterà tanta più aria, tanta più efficienza. Il muso si è allargato, anche lui è cambiato parecchio, però tutto sommato non è quell'evoluzione che mi potevo aspettare, ecco, quello assolutamente sì. A voi ragazzi, Russo, vi ha convinti, vi ha deluso? Puoi andare prima tu, Antonio. Fate. Dicevo prima, allora, prima cosa, la cosa che ha deluso secondo me più di tutto già all'inizio è stata la presentazione, perché è stata una presentazione veramente molto molto scarna, praticamente tutti si aspettavano dichiarazioni dei piloti, dichiarazioni, secondo me forse è stato fatto anche per evitare qualche domanda scomoda magari su Hamilton, sulla situazione Hamilton. Ovviamente non ci sono stati giornalisti, non c'è stato nulla, è stato fatto vedere in un video di 30 secondi la vettura e stop, così è lanciata su Twitter, molto molto light, sì, come hai detto tu prima, ma alla fine forse è un po' il profilo basso che hanno scelto quasi tutti, perché penso che quasi nessuno ha fatto una presentazione sfarzosa, forse un po' di più la Red Bull, ma comunque la Red Bull non è stata a livello dell'anno scorso. L'anno scorso, se vi ricordate, fece una mega presentazione a New York con la Ford, quindi diciamo che quest'anno si è scelta un po' questa linea qui. Come ha detto Giovanni, sì, pure io ho un po' paura per questa situazione delle sospensioni pull rod, perché è l'unica insieme alla Haas, alla fin fine le eredita un po' dalla Ferrari queste cose, perché alla fin fine sappiamo che è un po' il junior team della Ferrari, quindi è come se la Ferrari avesse deciso di seguire una strada completamente diversa da tutte le altre, ed è una strada che negli ultimi anni già non ha pagato, quindi è un po' strano. Dicono fonti interne che sia una scelta obbligata, perché per come è costruita la vettura praticamente devono essere per forza fatta così. Vedremo. Davide. Ma allora ragazzi, io onestamente, come ha detto Giovanni, mi aspettavo qualcosa di più estremo. Adesso sarà il cronometro il giudice supremo. Diciamo che la Red Bull però ad aver fatto invecchiare in un colpo con innovazioni che nessuno si aspettava, perché l'RB19 ha letteralmente dominato la scorsa stagione. E invece la sua presentazione con innovazioni tecniche che ricordano anche la Mercedes del 2022, quella
senza pance, che poi non aveva portato a grandi risultati se non alla vittoria, eccola qui, di Russell in Brasile. Questo monoposto invece alza l'asticella ed è clamoroso che il team che ha vinto 21 Gran Premi su 22 porti delle novità che poi vedremo, io sono convinto funzioneranno in pista, perché non avrebbero preso dei rischi inutili per nulla. Quindi Adrian Newey ci ha già dato dei saggi della sua capacità di impostare un lavoro innovativo. In Ferrari probabilmente hanno voluto, al di là della sospensione c'è solo l'airbox, no? Il triangolo dell'airbox a essere quello della SF23, per il resto è tutto nuovo, ma niente di straordinario. Qui la vediamo bene con questo muso più largo. Ti faccio un esempio pratico, Filippo. L'Alfa Tauri, sì, di Ricciardo e Tsunoda, che adesso ha cambiato anche nome, a me è sembrata più innovativa della Ferrari. Cioè, questa cosa lascia riflettere, no? In ottica anche delle innovazioni tecniche. E a questo punto vedremo già nei primi test se questa Ferrari, che poi tra l'altro sarà fondamentale perché rappresenterà la base della monoposto su cui Lewis Hamilton il prossimo anno correrà, quindi ha una funzione importante anche in ottica 2025, perché credo che non andranno poi a rivoluzionare di nuovo in vista del cambio regolamentare del 2026. Alfa Tauri che quest'anno appunto gareggerà sempre con colori italiani, ma col nome di Pisa Cash, sempre con Tsunoda e dall'inizio stagione anche Dani Ricciardo. Ricordiamo che quella che sta per cominciare è la prima stagione nella storia della Formula 1 in cui nessuna squadra rispetto alla scorsa ha cambiato piloti, quindi fondamentalmente gli stessi piloti che hanno chiuso la stagione scorsa con le stesse macchine ripartiranno appunto nella medesima posizione in questo 2024. Parentesi Red Bull, visto che l'abbiamo vista in queste ore, continua a tener banco la questione di Chris Horner, sembra che la situazione stia oltremodo aggravandosi per quel che riguarda il team principal, visto che prima parlavamo anche con Antonio di come le presentazioni delle auto siano state un pochettino sotto traccia o comunque low profile da parte di tutti. All'interno della dimensione Red Bull mi è parso di cogliere un sottile ma non neanche così tanto impercettibile imbarazzo, perché effettivamente insomma veramente da qui a inizio mondiale potrebbero stravolgersi gli asset interni, cioè Horner potrebbe anche di fatto dimettersi. Cioè, leggevo stamattina un articolo, fonti vicine appunto ad Horner lo danno per esausto, dice che lui appunto è esausto di questa situazione, continua a professarsi innocente, ricordiamo è stato accusato di aver mandato dei messaggi a sfondo sessuale a una sua sottoposta in Red Bull e per questo insomma avrebbero chiesto le sue dimissioni o comunque il suo licenziamento anticipato. Insomma, evidentemente è una situazione che ci accompagnerà nei prossimi giorni, però ancora nei prossimi giorni da qui inizio mondiale. Però voglio capire un attimino le altre vetture, perché prima parlando della Ferrari inevitabilmente si è parlato di Lewis Hamilton, ecco, sia sulla presentazione Ferrari che su quella Mercedes mi sembra che questo fatto di essere l'ultima di Hamilton in Mercedes e l'ultima Ferrari prima di Hamilton stia governando, cioè quello che temevamo ragazzi si sta già concretizzando, cioè questa stagione rischia di essere almeno per i due team particolarmente transitoria in attesa di quello che poi sarà dal 2025, e anche in occasione delle presentazioni delle monoposto mi sembra che insomma la sensazione sia emersa nitidamente. Che ne pensate? Transitoria sarà transitoria sicuramente, se cioè a meno che Red Bull non abbia sbagliato clamorosamente il progetto, ragazzi, Hamilton in Ferrari o meno, che è transitoria lo si sapeva, perché Red Bull ha un vantaggio clamoroso sugli altri, quindi a meno che non hanno sbagliato tutto, cosa che io non ci credo, cioè questa è quella dell'anno prossimo, sono stagioni che hanno poco da dire, ripeto, al netto di errori progettuali Red Bull. Però il prossimo anno ci sarà, se non altro, scusami, la sbronza di Hamilton con i colori della Ferrari, quindi anche da un punto di vista comunicativo, cioè mi sembra giusto accentuare questo fatto che la scorsa settimana sia stata una settimana molto low profile da parte di tutti, la Red Bull per i problemi interni, gli altri per incertezze e trattative di mercato che già hanno preso il sopravvento. Sì, però fidati che l'anno prossimo il mondiale rinizierà in Australia l'anno prossimo, non in Bahrain, sì. Si ripartirà in Australia, fidati che se in Australia l'anno prossimo la Ferrari non va e Red Bull continua a dominare, di Hamilton non ne parlerà nessuno, perché se la Ferrari non è competitiva e Hamilton non è davanti, cioè nessuno si interesserà del fatto che Hamilton è sulla Ferrari, cioè Hamilton sulla Ferrari farà notizia una volta fino all'inizio della stagione, poi se la Ferrari non va e Hamilton è dietro non cambierà nulla l'acquisto di Hamilton, tornerà a tenere banco nel 2026. Tutto è collegato ai risultati, ragazzi, perché se mettiamo caso che la Ferrari quest'anno va male,
secondo me già il discorso Hamilton in Ferrari si sgonfierà, perché l'anno prossimo sarà la Ferrari, sarà sulla base di quella di quest'anno, quindi una Ferrari deludente quest'anno abbasserà anche gli entusiasmi su Hamilton, posto fermo restando che l'arrivo di Hamilton resta una gran cosa in Ferrari, non è che lo voglio sminuire, però tutto andrà in base ai risultati. Se a Melbourne 2025 la Ferrari non è competitiva, anche la sbronza Hamilton andrà a ridimensionarsi. Non so gli altri se sono d'accordo, ma io la penso così. Ragazzi, intanto stiamo venendo la Mercedes, ritorniamo nei quattro, intanto le auto le abbiamo viste, ritorniamo appunto nei quattro, via dalla regia. Che ne pensate? La situazione, cioè la figura di Hamilton dominava un po', io ho seguito anche la presentazione della Mercedes, è sembrato veramente una sorta di funerale motorsportivo, cioè in cui tutti, è l'ultima Mercedes di Hamilton, insomma c'era un ambiente un po' tetro all'interno di questa dimensione. Sarà anche ancora un altro anno molto deludente per la Mercedes da questo punto di vista, o è solo apparenza? C'è stato già un primo smacco ad Hamilton, non so se hai notato, praticamente è tornato il grigio sulla macchina, cioè la macchina era diventata nera per omaggiare Hamilton nella situazione, diciamo, della sua lotta contro il razzismo. Hamilton firma per la Ferrari, improvvisamente la Mercedes torna ad essere grigia dopo quanti 2-3 anni che era nera ormai, quindi anche questo è un po' una sorta di lento distacco, anche perché non è completamente grigia, ma hanno fatto solo il musetto e la parte centrale del corpo centrale della vettura del grigio e il resto nero, quindi una sorta di lento addio. Secondo me la Mercedes difficilmente sarà competitiva questa stagione. Davide, mi spegni anche sulla McLaren, perché io inserirei in questo roster di top team evidentemente la McLaren, però pure loro mi sono sembrati poco entusiasti quando c'è stata la presentazione della macchina. Perché? C'è Norris che ha già dichiarato, ragazzi, possiamo vincere qualche gara, ma non il mondiale, insomma, già partire con questi presupposti non è il massimo. Invece Verstappen è carico a molla, ha già parlato di quarto titolo mondiale, insomma... sa di avere un vantaggio notevole, Horner o non Horner, questione Perez, che probabilmente anche lui ha i titoli di coda con Red Bull alla fine del 2024, non gli basterà ricominciare bene la stagione, ma dovrà comunque fare un campionato di alto livello. Quello che diceva Giovanni è interessante, perché effettivamente Hamilton ha creato un terremoto mediatico con questa operazione, però senza macchina rischia di essere veramente un flop totale, ragazzi, e questo è un dato di fatto. Non è Marquez che passa sulla Ducati, che è la moto più forte, cioè comunque è un salto nel buio. Poi è un ragazzo intelligente e sicuramente avrà fatto le sue scelte, non ha neanche testato questa nuova Mercedes, altro dato significativo, no? Neanche ha provato nei test questo nuovo corso, ha deciso già di firmare per Ferrari. Sta di fatto che la Red Bull, ragazzi, ha la power unit migliore, il team migliore e il pilota migliore, quindi chiunque riuscisse a scalfire questa supremazia farebbe un'impresa clamorosa, quindi io non mi aspetto. Scusami Davide, noi nella seconda parte dello scorso campionato ci siamo avventurati in prospettive più che mai positive anche nei confronti di alcune realtà, la McLaren in primis che stava emergendo. Cioè abbiamo detto, vedete, tutto sommato, se si costruisce qualcosa di intelligente e fatto bene, la Red Bull non è così inarrivabile. Perché ora a distanza di qualche mese ci si ritrova, per volere loro, non naturalmente per decisione nostra, in questo limbo di rassegnazione, secondo voi, secondo te Davide? Cioè perché oggi ci ritroviamo qui a una settimana dalla vigilia dell'inizio del mondiale a dire vabbè, ma intanto quest'anno, ragazzi, la Red Bull dominerà ancora un'altra volta. Cioè, allora, tutto per regolamento, Filippo, perché in questo momento c'è un congelamento delle power unit e quindi è vero che noi vediamo questi nuovi telai, ma la forza verrà anche dal fondo di queste vetture, però i motori sono gli stessi, cioè non è che ci possiamo aspettare una Ferrari che fa dei clamorosi passi in avanti in termini prestazionali. Di conseguenza le parole rilasciate da Verstappen, che è uno che non parla mai a caso, sono emblematiche, cioè se ti mostra il casco dicendo qua ci sono 3 stelle, l'anno prossimo ne avrò 4, cioè parte già con la consapevolezza che hanno creato un nuovo mostro. Gli altri hanno solo punti interrogativi, quindi è un regolamento congelato, il budget cap non aiuta e di conseguenza non abbiamo neanche visto dei progetti estremi. Cioè non è che la Ferrari si è presentata con una monoposto e dire aspetta, come la Mercedes nel 2022 può essere un flop, ma può essere anche un'auto geniale. Sembra un'auto piuttosto semplice nelle forme, vedremo, credo che qualche gara la vinceranno, ma il mondiale credo che sia fuori discussione.
E quindi l'intervista che ci dava la scorsa settimana Giovanni di Adrian Newey, che diceva: sono un po' preoccupato perché gli altri hanno lavorato in progressione, mentre invece noi ci siamo limitati a mantenere quello che era il livello degli ultimi anni, era un bluff. Che cos'era? Secondo me lui si aspettava magari anche qualcosa in più dagli altri, perché ancora quindi è rimasto deluso anche lui come noi. Visto Ferrari, sì, poi ricordiamo la Red Bull, è emersa anche un'altra voce interessante, riportata da Autosport, che insomma è una fonte abbastanza importante, che dopo 3 gare, cioè alla quarta, al Gran Premio del Giappone, che quest'anno si correrà presto, ad aprile, Red Bull dovrebbe cambiare ancora e introdurrà le famose zero pod, ovvero andrà a copiare del tutto quel concetto Mercedes di 2 anni fa, già lo hanno introdotto con la macchina della presentazione. A Suzuka dovrebbe avvenire la trasformazione definitiva, e questo zero pod, se funziona, ragazzi, può dare un vantaggio incredibile, perché si vanno a ridurre gli ingombri, quindi una macchina che aerodinamicamente ha meno blocchi, diciamo, porta più aria verso il fondo, quindi se Red Bull la fa funzionare, prima di tutto umilia la Mercedes, perché Mercedes con quella soluzione non ci ha vinto. Red Bull vuole dimostrare che può vincere con quella soluzione. Io la vedo come una mossa di arroganza in senso positivo veramente pazzesca, perché questi prendono una macchina perfetta come la RB19, la rivoluzionano del tutto dal punto di vista aerodinamico, perché se la vedi da fuori ti può sembrare simile, ma in realtà quello che hanno fatto nella zona delle pance è una rivoluzione. Se la fanno funzionare, ragazzi, chapeau, cioè fanno qualcosa che non si è mai visto, perché di solito questi team che hanno un vantaggio si limitano ad evolvere. Questi hanno proprio rivoluzionato la zona delle pance, cioè strepitosi. Newey sì, era un bluff a questo punto, ma soprattutto, ecco, il paradosso, Antonio, vengo anche da te, cioè sembra che gli unici che non avessero necessità di cambiare sono quelli che hanno avuto più volontà di farlo. È quasi paradossale, cioè come se chi insegue non ha volontà di raggiungere chi sta dominando ormai da stagioni. Come mai? Guarda, stiamo sempre parlando da un punto di vista tecnico, quindi su carta, e poi magari inizieranno i primi test, prima gara il 2 marzo in Bahrain, e troviamo una Ferrari, potremmo augurarci mille volte, che è un razzo, però qui stiamo per il momento commentando su carta, su quella che è la prima sensazione una volta svelate le auto. Antonio? Ma guarda, secondo me qui gioca anche tanto il fatto, ed è poi la sua arma vincente, il fatto che il Newey è molto umile, è uno degli ingegneri più umili che c'è praticamente in Formula 1, e lo vedi costantemente con taccuino in mano a prendere appunti, girando per il paddock e guardando le altre vetture, quindi è una persona che comunque in linea generale cerca sempre di apprendere e imparare anche dagli altri, qualche volta ci riesce, tra virgolette, migliorando le idee degli altri. Vedi, adesso dovremo vedere, come ha detto Giovanni poco fa, potrebbe aver migliorato l'idea che aveva avuto la Mercedes, ovvero un'auto senza pance, però che il Mercedes non ha funzionato, e lì invece potrebbe funzionare, anche perché ricordiamolo, quella Mercedes lì non ha funzionato non perché aveva dei problemi con le pance, ma aveva dei problemi con il fondo, perché veramente il fondo toccava a terra, hanno dovuto, infatti spinsero per far cambiare praticamente il regolamento con la famosa regola modificata a metà stagione, ha continuato a non funzionare anche dopo, perché comunque c'erano comunque dei saltellamenti, quindi lì era proprio un problema di bilanciamento vettura generale. La Red Bull, che era già una vettura molto bilanciata, magari con questa nuova soluzione troverà ancora più velocità di punta, magari. Tra l'altro, leggevo notizia di un'ora fa, quindi fondamentalmente poco prima che è iniziata la nostra diretta, che anche la FIA si è esposta con un brevissimo comunicato, in realtà una brevissima nota sulla questione Horner, dichiarando: la Federazione Internazionale resta impegnata a sostenere più alti standard di integrità, correttezza e inclusività all'interno di questo sport. È evidente, poi naturalmente potrei sbagliare, è evidente, io credo che insomma il destino di Horner sia praticamente scritto, perché nel momento in cui la Red Bull apre un'indagine interna e nel momento in cui la stessa federazione si espone in maniera così diplomaticamente diretta nei confronti dell'accaduto, è evidente, insomma, per arrivare negli uffici della federazione e non limitarsi a una gestione, quindi a una soluzione interna, vuol dire che il caso Horner naufragherà per il diretto interessato nell'epilogo forse più previsto, cioè quello di dimissioni tra virgolette forzate. Ritorno sull'argomento: neanche questo può andare a scalfire minimamente il dominio Red Bull, cioè la macchina è sembrata la più sviluppata nonostante fosse quella ad aver meno bisogno di sviluppi, il pilota è più forte, Newey è un genio oltre che una persona estremamente umile, come diceva Antonio Russo, però Horner, che ha fatto un po' da allenatore di tutti questi talenti
negli ultimi anni dovesse saltare lui, neanche questo porterebbe a un rimescolamento delle carte alla vigilia della stagione. Cioè, chi ha scelto di... No, non ci crediamo. Non ci crediamo. Questa stagione no, ma perché vivono di rendita. Cioè, fondamentalmente se ne parlerà nel 2026, nel caso in cui dovessero avere dei problemi. Quindi Horner incideva così poco, ragazzi? Ma no, ha inciso per la creazione di, un, di una supremazia netta. Ha inciso, però adesso ha creato una struttura praticamente perfetta intorno a sé. E, ragazzi, è come dire, via Binotto arriva Vassero. Non è che Vassero al primo anno può fare il miracolo no, al muretto. Cioè, in un certo senso, Horner ha creato una struttura che in senso buono, ovviamente positivo, avrà un impatto nel 2024, nel 2025 positivo. Poi magari nel 26 vanno incontro a dei problemi, perché io in Ford non credo minimamente. Si costruiranno in casa queste power units, potrebbero avere problemi di affidabilità, insomma, potrebbe esserci lì il bisogno di una guida diversa del team e magari si troveranno in difficoltà. Però occhio che se salta Horner e in questi due anni ti arriva un'altra persona, certo non sarà uno scappato di casa, un muretto Red Bull, no, e comunque no, acquisisce un'esperienza e ti vince due mondiali di fila, e si presentano al meglio anche da quel punto di vista per il 2026. Mi viene in mente un caso del genere, no? Di grande capo che ha lasciato la squadra prima di un cambio regolamentare, quello di Jean Todt, che nel 2007 lasciò il muretto Ferrari, sostituito da Domenicali. Domenicali nel 2008, con i vecchi regolamenti, vinse il mondiale costruttori, perché la macchina era un'evoluzione di quella dell'anno prima. Poi però nel 2009, nuovo ciclo tecnico, la Ferrari è morta. Cioè la Ferrari nel 2009 ha iniziato questo declino, che ancora non è terminato, e lì si vide appunto la mancanza di un grande capo, perché Domenicali non era assolutamente all'altezza, e quindi la speranza della concorrenza è che in Red Bull succeda una cosa del genere. Al posto di Horner, almeno per il 2024, se dovesse andare via, si dice che arriverà Jonathan Whitley, che è il team manager della Red Bull, che è un altro che è lì da 15-18 anni, e quindi non è assolutamente uno che non sarà in grado, però è chiaro, è in un nuovo ruolo, ma come ha detto Davide sono d'accordo. 24-25 sì, se Red Bull ha questo margine mondiali che non avranno, non saranno condizionati da Horner fuori dalla Red Bull. Non riesco a scalfire il vostro ottimismo quest'oggi, insomma lunedì prossimo ci ritroveremo qui dalle 14 alle 15 su TV Play per quella che sarà di fatto, no, se il calendario non mi inganna, la puntata che ci introdurrà al primo fine settimana di Formula 1, che inizierà appunto il primo weekend di marzo in Bahrain, quindi appunto lunedì prossimo, sì, che sarà il 26 di febbraio, sarà per noi appunto la puntata dell'immediata vigilia, quindi ritorneremo finalmente a parlare di gare e non più soltanto di mercato, di nuove auto, che per carità, insomma, ci hanno tenuto in questi mesi incollati. Dopo domani iniziano i test. Sono anche i test, assolutamente, dopo domani i test in Bahrain. Quindi, insomma, tornerà a parlare la pista a una settimana dall'inizio, almeno a livello comunicativo, della vigilia di questo, del mondiale di Formula 1 a tutti gli effetti. Non riesco a scalfire la vostra negatività. Antonio Russo, l'ipotesi che qualcuno un po' più nostalgico, un po' più romantico, va a ventilare dicendo se Vasseur non dovesse far bene tra questo e il prossimo anno, nel 2026, potrebbe arrivare Horner in Ferrari, questo è un fantamercato? Ma, associando allora, chiaramente Horner prossimo alle dimissioni Red Bull. Allora, sulla carta dovrebbe essere possibile per il semplice fatto che la Ferrari ci ha provato, cioè la Ferrari ha provato a prendere Horner prima di Vassero. Dopo Binotto, no? Si era ventilato più di un'occasione la possibilità di un approccio con Horner. Però nella realtà, nel momento in cui Horner viene fatto fuori da Red Bull per quella cosa lì, è difficile che poi la Ferrari poi si va a sporcare l'immagine, visto che poi questa Ferrari qui è così attenta all'immagine, tant'è vero che ha preso Hamilton 40 anni per fare un lavoro di merchandising, in un certo senso non si va poi a sporcare l'immagine prendendo Horner come team principal. È più facile, cioè, la butto lì, è più facile che arrivi Wolf, che arrivi Horner. Per carità, da un punto di vista etico, salvo insomma prove di la carriera Horner, ragazzi. Horner rischia seriamente anche perché via. Io credo, cioè, ha finito proprio, nessuno lo prenderà mai. Credo che la nota che vi ho letto poco fa, e che appunto risale a un'ora fa, della Federazione Internazionale, sia una sorta di sentenza nella sua sintesi diplomatica, cioè nel senso che se è arrivato a noi, se abbiamo sentito noi la necessità di esprimerci negativamente sull'accaduto, vuol dire fondamentalmente che hanno tagliato le ali ad Horner, cioè Horner verrà probabilmente estromesso dall'universo Formula 1. Federazione ha voluto dare una sorta di in out, cioè ha voluto dire a Red Bull muovetevi perché noi vogliamo cominciare questa stagione con un team principal che non abbia ombre su di sé,
quindi diciamo che questo ha voluto dire essenzialmente la federazione, perché loro, sai, anche loro ci tengono parecchio all'immagine della Formula 1, hanno Drive to Survive, cioè io immagino già che praticamente venga tagliato Horner da tutti gli spezzoni. Beh, vabbè, ora no, dai ragazzi, cioè, comunque per quanto possa aver commesso una leggerezza e un errore che indubbiamente va condannato, è un personaggio che comunque ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport, quindi ora cancellarlo a priori mi parrebbe esagerato. Ragazzi, siamo in chiusura, tra qualche minuto dobbiamo ridare la linea agli amici del calcio, ringraziando ancora Livio Suppo, vorrei ritornare sulla MotoGP. Cosa vi ha colpito? Suppo, secondo me, ha detto un paio di cose interessanti, immagino che nei prossimi giorni magari Tutto Motori Web le riprenderà anche, a partire dal discorso legato a Pecco Bagnaia, cioè è uno dei più grandi, Giovanni Messi, io mentre parlava Suppo pensavo a te. No, secondo me ancora no, cioè abbiamo idee diverse. Sì, vabbè, ognuno ha il suo parere. Quest'anno sicuramente si gioca tanto, perché già se quest'anno si confermerà al top, potrebbe fare un passo avanti, però ripeto, per me non ha senso il discorso quest'anno Bagnaia batte Marquez è leggenda, perché Marquez comunque ha una moto privata e vecchia di un anno. Cioè, siamo sempre lì, non c'è mai un avversario che ha le stesse armi, cioè per quello che si può voler dire, Marquez non avrà le stesse armi di Bagnaia. Ma Martin, però sì, Martin, cioè, però, però non è un team ufficiale, ragazzi, non è un team ufficiale, è comunque un team privato la Pramac, che non è ufficiale. E comunque Martin per me non è Marquez, non è Quartararo, non è quella superstar, no? Cioè io Bagnaia lo ritengo un pilota di altissimo livello. Cioè io non dico che Bagnaia è scarso, ragazzi, questo non l'ho mai detto. Però secondo me è esaltato oltremodo. È quello il discorso che c'è dietro Bagnaia, perché se avesse battuto un Marquez sulla Honda al top, là ti dico, ragazzi, alzo le mani, questa è una superstar. Ma anche quest'anno, sì, guadagnerebbe altri punti battendo Marquez, però non sarà comunque neanche quest'anno una sfida alla pari. Scusami un secondo, Filippo, ma non solo, non ha neanche battagliato con Marquez. Cioè, prendiamo Dovizioso. Vi ricordate i sorpassi Dovizioso agli ultimi giri contro Marquez? Noi abbiamo visto Bagnaia fare qualcosa di simile? No, cioè, nei confronti di Marquez no, perché ci sono state gare con Martino lo stesso, sicuramente importanti, sì, ma contro i grandissimi della sua epoca, e indubbiamente come primo va eletto Marc Marquez, effettivamente no. Dovizioso, come dicevi te, pilota molto meno vincente ai noi a livello di titoli di dati, e anche molto meno celebrato, come diceva Giovanni Messi, ha invece avuto a che fare col miglior Marquez e probabilmente con il miglior pilota di sempre. Antonio Russo, chiosa conclusiva, sei d'accordo con Suppo, la Ducati non ha preso Marquez per limitarlo? Se la giocherà alla pari? Io penso che verrà gestita la situazione strada facendo. Poi ti dico la verità, in questi anni la Ducati ha sempre mostrato, cioè si è mostrata bravissima a fare le moto e meno brava a gestire i rapporti umani con i piloti, con i tecnici, quindi immagino un finale di stagione turbolento in Ducati, perché comunque tra Bastianini, Martin sono tutti quanti velocissimi quest'anno, sono tutti quanti bravi, e quindi la Ducati dovrà essere altrettanto brava a gestire questi piloti qui, perché potrebbe succedere davvero un casino tra di loro. Assolutamente, siamo in chiusura, scoccano le 3 in questo momento. Io vi ricordo l'appuntamento lunedì prossimo dalle 14 alle 15, sempre qui con TV Play, lo spazio Tutto Motori Web. Sarà appunto l'immediata vigilia dell'inizio della stagione, appunto, quindi l'immediata vigilia del mondiale di Formula 1 2024, che scatterà appunto nel weekend successivo dal Bahrain, e poi appunto nelle prossime ore, come ricordavamo anche prima, seconda e ultima sessione di test in previsione appunto dell'inizio del mondiale di Formula 1. Ragazzi, grazie, volete aggiungere qualcosa? No, assolutamente, in bocca al lupo per chi seguirà le partite nei prossimi giorni. Naturalmente non faccio nomi, ma mi rivolgo alla parte superiore del nostro quadrato. Detto ciò, ci vediamo. Forse cambiamo allenatore, ma lo lasceremo dire ai colleghi del calcio che subentreranno dopo di noi. Credo che ci sia ancora il collega Melita, giusto, per la Serie B a seguire, quindi lasceremo assolutamente la linea a lui. Buon proseguimento su TV Play, ci vediamo settimana prossima, lunedì 26 febbraio, vigilia del mondiale di Formula 1, dalle 14 alle 15, sempre qui su TV Play. Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao ragazzi.